Carissimi amici del sito cittadinovara.com, questa sera mi trovo ad essere interpellato e chiamato da alcuni cittadini di Via Mantova. Via Mantova, praticamente i palazzi dietro la piccola Coop che c'è in pratica, in quanto lamentano totale assenza di luce almeno dalla primavera scorsa. Qualcuno mi diceva addirittura ancora da prima. E delle buche e un manto stradale che veramente sono deplorevoli. Io ho già fatto un giro prima e vorrei partire facendovi vedere queste immagini. Qui mi segnalano addirittura un furgoncino fermo qui dall'anno 2011. So che è stato controllato dalle forze dell'ordine, ho visto una sera una pattuglia di carabinieri, però alla fine il furgoncino è ancora qui, è completamente dismesso, probabilmente proprietà di nessuno. Facciamo vedere. All'interno è stato aperto più volte, non c'è proprio nulla, è tutto completamente rotto, come potete vedere. Ed è qui ad arredare l'accesso ad una via che secondo me ha veramente. Io mi spaventerei ad abitare qui, vi dico la verità, perché per quello che ho visto, chiunque potrebbe incorrere in pericoli, perché è tutto buio. Una donna che torna da sola come fa? Andiamo avanti. Ok, quindi allora questo è l'accesso. Questo è l'accesso a Via Mantova. Qui abbiamo il pulmino che abbiamo fatto vedere. E già qui ho provato prima a entrare in macchina e devo dire che stavo spaccando tutto. E non sto esagerando perché è veramente allucinante. C'è il buio più totale, dei rattoppi che non sono per niente a livello, come vedete. E addirittura c'è una segnaletica che indica una buca ricoperta con terra. Qui c'era una voragine, la ricordo anch'io, e questa segnaletica, queste transenne sono qui della scorsa primavera. Come potete vedere, le uniche luci che illuminano la strada sono le luci delle ribalte, quindi dei magazzini della Coop di Via Fara. Per il resto, adesso andiamo a vedere com'è esattamente l'illuminazione naturale più avanti. Siamo circa 20 metri più avanti rispetto alle immagini precedenti. Ci sono i cassonetti che non si illumina, chiaramente qui è tutto spento, non ho nemmeno una torcia. Spero si veda la sagoma di questi cassonetti. E accanto dei rifiuti ingombranti buttati lì sul prato, sull'erba. Spero di riuscire magari in post-produzione a scrivere queste immagini. Comunque c'è pieno di rifiuti e in pratica qui le buche non si vedono. Questa è la situazione di luce reale. Qui siamo in corrispondenza, come potete vedere, dei primi palazzi. Qui luce non ce n'è. Qui c'è un'aiuola, bisogna stare attenti a non metterci i piedi, altrimenti con i bordi dell'aiuola si può cadere. E camminare qui sul manto stradale è praticamente impossibile. È praticamente impossibile anche perché qui ci sono dei tombini che non riuscite a vedere. Io sto cercando di inquadrare, ma non c'è flash, non c'è niente. Nulla, qui è, allora è molto molto pericoloso camminare. Quindi allora la situazione è questa. Qui addirittura sono i parcheggi, vedete la luce di un portoncino. La gente in queste condizioni deve arrivare in macchina, aprire il proprio garage, mettere la macchina dentro, uscire dal proprio garage, richiuderlo ed accedere alla propria abitazione. Come vedete, qui è improponibile. Io provo ad andare avanti, allora, attenzione, perché qui è pieno di buche e l'asfalto è tutto dissestato. Io invito chi di dovere a entrarci in macchina qui dentro. Qui poco poco un po' di luce c'è, poco poco, però attenzione, qui stavo scivolando, come vedete, avete sentito il rumore. Allora, qui siamo sul retro della Coop. Cerco di fare vedere i muri, ecco qui, e non so se qui si riesce a vedere una situazione allucinante di rifiuti.
Penso di no, quindi è meglio non vederli questi rifiuti. Vediamo se la luce del supermercato mi aiuta, no, nemmeno. E questo è quanto. Quindi io penso che se fossi stato nei panni dei cittadini che alloggiano e abitano, come potete vedere qui, sarei non poco incazzato, sarei tantissimo incazzato. Qui sono i lampioni spenti, io provo ad inquadrarli ma non si vedono. I lampioncini qui ci sono all'interno dei cortili, ma sono tutti spenti. E addirittura proverò ad accedere proprio nel luogo dove ci sono i cavi dei lampioncini esterni sono tutti tagliati. Proverò a documentarli se riesco a trovare una luce. A dopo. Ecco, siamo tornati alla luce. Vi posso assicurare che veramente lì dentro una famiglia con dei bambini che torna da sola, una donna da sola, non è successo niente, magari non succederà niente, però sicuramente il manto stradale, i rifiuti che ci sono quasi ai bordi delle strade, anche in strada, qualcuno, le buche e la situazione dell'illuminazione non mi pare assolutamente una cosa normale. Vedete un po' voi, fatevi un'idea, se qualcuno dell'amministrazione vede questo breve video, ci pensi a fare intervenire chi di dovere. Amici di cittadinovara.com, buona serata a tutti e alla prossima.